perché la street art a Seregno? L'idea era venuta già un paio d'anni fa all'amministrazione, a questa amministrazione di Seregno, in particolare all'assessore alla cultura Federica Perelli, di rendere innanzitutto più gradevole una parte di Seregno, ma soprattutto di mettere in collegamento il premio Pozzoli, Ettore Pozzoli, con un'opera d'arte che parlasse di musica. L'iniziativa, come dicevo, è venuta all'amministrazione nel momento in cui hanno scoperto l'opera di Andrea Ravo Mattoni. Andrea Ravo Mattoni nasce come street artist, però da un po' di anni si è fatto conoscere a livello internazionale per le sue, diciamo, copie, per le sue traduzioni su grandi superfici murarie all'esterno, quindi dei palazzi, traduzione di opere classiche, non solo Caravaggio, ne ha fatti tanti altri, e in particolare la cosa più famosa che ha fatto è stato un intervento al castello di Amboise l'anno scorso in occasione dei 500 anni della morte di Leonardo Bruno da Vinci, una mostra che è stata inaugurata poi alla presenza di due presidenti della Repubblica, Sergio Mattarella e Emmanuel Macron. Quindi l'idea, secondo me, è veramente un'idea molto molto ben riuscita, molto puntuale rispetto alle esigenze anche di valorizzare il concorso Ettore Pozzoli, che è un concorso di musica a carattere internazionale. Beh, diciamo che stiamo parlando di un grande professionista, ripeto, non è il primo lavoro che ha fatto, e oltretutto questo è il lavoro realizzato in Italia più grande che ha fatto finora, che ha realizzato finora Ravo Mattoni. Stavo dicendo che è un professionista, è una persona che ha studiato l'Accademia di Brera e quindi conosce tutti i trucchi del mestiere. Per poter lavorare su una superficie così importante, è logico che è molto importante la cura dei materiali. Vabbè, prima di tutto c'è stato uno studio molto approfondito dell'opera. Siccome le sue cose mi sono piaciute molto, sono andato a trovarla in studio e la prima cosa che ho fatto è stata di chiamare l'assessore alla cultura del comune di Seregno, proprio per riannodare questo rapporto che c'era già tra la città di Seregno e l'artista. Con mia sorpresa sono venuto a sapere che in realtà Andrea Mattoni era già stato contattato dall'amministrazione per realizzare questo murale. A questo punto ci siamo ritrovati in questa occasione ho assunto la funzione del curatore, ossia ho scritto un testo e ho realizzato una conferenza, ho presentato il lavoro con una conferenza in Sala Gandini a Seregno. Una volta per Schegge dell'Arte, salutando il promotore d'arte Sergio Mandelli e per questa bellissima intervista dedicata all'arte murale qui a Seregno, e come dico sempre, a presto, ciao ciao, ciao, ciao.